Siamo dunque arrivati al capitolo quinto del Vangelo secondo Marco e in ordine eh, leggiamo questi episodi un po' inquietanti che accrescono il senso di mistero della vita di Gesù. Sapete che il Vangelo è attraversato dal cosiddetto segreto messianico perché Gesù compie delle azioni clamorose e poi non vuole che si sappia nulla. Cosa impossibile, anche perché i testimoni molte volte sono innumerevoli. Allora, capitolo 5, guarigione dell'indemoniato di Gerasa. La resurrezione della figlia di Gairo, Gairo come volete. Il rifiuto di Gesù da parte dei nazaretani, dei suoi concittadini. Episodio raccontato con maggiori particolari dall'Evangelista Luca. La missione dei dodici apostoli, che è uno dei cardini degli elementi essenziali dei Vangeli. La morte dolorosa di Giovanni Battista a causa di erodiade e della figlia e di, e di Erode. La moltiplicazione dei pani per 5.000 uomini. Gesù cammina sulle acque. Gesù guarisce a Genezareth. Il tema della purità e dell'impurità, che per Gesù è una questione di cuore, dell'interiorità umana. E poi Gesù risponde alla fede di una donna pagana con un miracolo, la cananea, guarisce un sordomuto, quindi sono tutti episodi incalzanti. La seconda moltiplicazione dei pani che appare in Marco, i farisei chiedono un segno a Gesù e Gesù li rimprovera e la guarigione del cieco di Bethsaida. Ecco, quindi stiamo percorrendo tutta la vita, la, la vita di Gesù e eh, si arriva fino al momento mh, un po' il punto cruciale della narrazione, la svolta, che è la confessione di Pietro. Siamo al capitolo ottavo, i versetti 27 e 30, a cui fan seguito eh, altre cose molto importanti. Gesù che predice la sua morte. Eh, sono tre predizioni lungo il percorso che i discepoli non riescono né a capire né accettare che però si ricordano bene di aver sentito, quindi eh, congratuliamoci con la loro onestà. Gesù spiega quindi cosa vuol dire essere un discepolo e parla della venuta dell'uomo, del figlio dell'uomo che è lui stesso. E ci apriamo così alla terza parte, quarta parte del Vangelo. Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Geraseni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene in e infranto i ceppi e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente notte e giorno tra i sepolcri sui monti Gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: Che hai tu in comune con me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Gli diceva infatti: Esci, spirito immondo, da quest'uomo. E gli domandò: Come ti chiami? Mi chiamo legione, gli rispose, perché siamo in molti, e prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. Ora c'era là sul monte un numeroso branco di porci al pascolo e gli spiriti lo scongiurarono: Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare. Erano circa duemila e affogarono uno dopo l'altro nel mare. I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Lui, che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto tutto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse. Va nella tua casa dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la decapoli ciò che Gesù gli aveva fatto e tutti ne erano meravigliati. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: La mia figlioletta è agli estremi, vieni a porle le mani perché sia guarita e viva. Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Or una donna che da dodici anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun risultato, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva, infatti, «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo, Chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero, Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici, Chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: Non temere, continua solo ad aver fede. E non permise a nessuno di seguirlo forché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete. La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina, le disse Talita cum, che significa fanciulla. Io ti dico, alzati. Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro, con insistenza, che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltandolo, rimanevano stupiti e dicevano: Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle? Non stanno qui da noi? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Allora chiamò i dodici e incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati soli sandali, non indossassero due tuniche. E diceva loro, Entrate in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo, se in quel luogo non vi riceveranno e non vi ascolteranno. Andandovene scuotete la polvere di sotto i vostri piedi a testimonianza per loro. E partiti predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano. Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva Giovanni il Battista è risuscitato dai morti. E per questo il potere dei miracoli opera in lui. E altri invece dicevano, è Elia. Altri dicevano ancora, è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risuscitato. Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Che egli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode, non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore e avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode e i commensali. Allora il re disse alla ragazza, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le fece questo giuramento. Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La ragazza uscì. E disse la madre, Che cosa devo chiedere? Quella rispose, La testa di Giovanni il Battista. Ed entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo Voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re divenne triste. Tuttavia, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse loro, Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. Molti però li videro partire e capirono. E da tutte le città cominciarono ad accorrere là a piedi e li precedettero. Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i discepoli dicendo, questo luogo è solitario ed è ormai tardi. Congedali perciò in modo che, andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose, voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero, dobbiamo andare noi a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare. Ma egli replicò loro, quanti pani avete? Andate a vedere. E accertatisi riferirono cinque pani e due pesci. Allora ordinò loro di farli mettere tutti a sedere a gruppi sull'erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di cento e di cinquanta. Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero, e divise due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. Ordinò poi i discepoli di salire sulla barca e precederlo sull'altra riva, verso Bethsaida, mentre egli avrebbe licenziato la folla. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché avevano il vento contrario, già verso l'ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi Vedendolo camminare sul mare pensarono, è un fantasma! e cominciarono a gridare perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito rivolse loro la parola e disse, Coraggio sono io, non temete!.. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi perché non avevano capito il fatto dei pani essendo il loro cuore indurito. Compiuta la traversata, approdarono e presero terra a Genesaret. Appena scesi dalla barca, la gente lo riconobbe e accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portargli sulle tucci quelli che stavano male, dovunque udivano che si trovasse. E dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, Ponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di potergli toccare almeno la frangia del mantello. E quanti lo toccavano guarivano. Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate i farisei, infatti, e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame. Quei farisei, e scrivi, lo interrogarono «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani immonde?» Ed egli rispose loro Bene, ha profetato Isaia di voi ipocriti, come sta scritto. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. In vano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E aggiungeva: Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio? Per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo: se uno dichiara al padre o alla madre, è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio. Con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: Ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola e disse loro: Siete anche voi così privi d'intelletto? Di non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? Perché non gli entra nel cuore, ma nel ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: Ciò che esce dall'uomo. Questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, copidige, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Partito di là andò nella regione di Tir di Sidone ed entrati in una casa voleva che nessuno lo sapesse ma non potere stare nascosto subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo appena lo seppe andò e si gettò ai suoi piedi ora quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca di origine siro-fenicia ed egli le disse, Lascia prima che si sfamino i figli. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma essa replicò, Sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Allora le disse, Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Egli condussero un sordo muto, pregandolo di imporgli le mani e portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse È Fatà, cioè, apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente, e comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e pieni di stupore dicevano, Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sei i discepoli e disse loro, Sento compassione di questa folla, perché già da tre giorni mi stanno dietro e non hanno da mangiare. Se li rimando di giugno alle proprie case, verranno meno per via e alcuni di loro vengono da lontano. Gli risposero i discepoli, E come si potrebbe sfamarli di pane qui, in un deserto? E domandò loro, Quanti panni avete? Gli dissero, Sette. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani, Rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunciato la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono, e portarono via sette sporte di pezzi avanzati. Erano circa quattromila, e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i Farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli, traendo un profondo sospiro, disse: Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico. Non sarà dato alcun segno a questa generazione. E lasciatili risalì sulla barca e si avviò all'altra sponda. Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un pane solo. Allora egli li ammoniva, dicendo: Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E quelli dicevano fra loro, Non abbiamo pane. Ma Gesù, accortosi di questo, disse loro, Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? Non vi ricordate quando spezzate i cinque pani per i cinque mila? Quante ceste colme di pezzi avete portato via? Gli dissero, dodici. E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato via? Gli dissero, sette. E disse loro, non capite ancora. Giunsero a Bethsaida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio, e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese, vedi qualcosa? Quegli, alzando gli occhi, disse, vedo gli uomini, perché vedo come degli alberi che camminano. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi, ed egli ci vide chiaramente, e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa, e lo rimandò a casa dicendo, Non entrare nemmeno nel villaggio. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per via interrogava i suoi discepoli dicendo, Chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero, Giovanni Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò, E voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose, Tu sei il Cristo e impose loro severamente di non parlare di Lui a nessuno. E cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire. Ed essere rimproverato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: Lungi da me, Satana! perché tu non parli secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro, Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi.